Elemental Burst in cutscene. Sembra tanto Majin Buu, eh? Fuel and present flame. Life marches ever on. Oh, Burkina. Burkina. I must atone. Patience. We will answer to the fire for all our deeds. Even if one day I fall behind, never look back. Keep moving forward, as we are now. Live with your guilt and shame. This is the price to pay. C'è un'aura protettiva, Kinnish. Heir to the Turnfire, please use my ruined vessel to train the heroes of the future. The will of Kongamato will march ever on till the abyss is stamped out. Aspetta, perché questa è una robina interessantissima. Cioè, lui ti è andato a giustificare il fatto che la volontà di questo boss continuerà a esistere, esattamente come quale altro boss che tu vai ad affrontare ogni settimana all'interno di Genshin, se ti va di farlo. Essenzialmente il nostro caro lupacchiotto Andrius. Vedi? Quest'anima nobile che sorveglia il regno dei lupi, che si chiama Lupus Boreas, in realtà non esiste, cioè è morto la sua forma fisica, ma non la sua forma spirituale, la sua volontà. Ed è la stessa cosa che è accaduto qui. Perché quando lui ti va a dire vai ad addestrare gli eroi del futuro, è una giustificazione narrativa e di gameplay per il fatto che tu dovrai riaffrontare questo boss per, insomma, prenderti il drop e tutto il resto. Credo sia un po' diverso. Tecnicamente lo è, Rulko, tecnicamente lo è, però per sommi capi siamo lì, eh. Essenzialmente hai due nemici, due boss che hanno una giustificazione narrativa per essere ancora vivi o quantomeno attivi all'interno del mondo di gioco, e tu li puoi affrontare per allenarti. Ok? Veramente interessante come passaggio. Poi in realtà ci sarebbero anche altre cose da dire, perché non mi ricordo dove avevo letto questa cosa, ma per esempio una certa tematica che si basa su questo aspetto è anche quella del fatto dei boss settimanali, che letteralmente ti vanno a dire che tu stai rivivendo i ricordi attraverso le linee geomantiche o qualcosina del genere, e quindi questo va a giustificare il fatto che tu ti stai allenando contro appunto questo grande nemico. Non lo stai facendo a tutti gli effetti, ma una sorta di allenamento mentale. Quindi vedi perché è interessante la trama di Genshin. Alcune volte ti vanno a specificare delle cosine veramente tanto piccole, che però ti servono per giustificare meccaniche di gioco e tutto il resto. Quello lo sapevo dal primo anno, credo sia scritto già da Dvalin. No, vabbè, tecnicamente sì, mi pare che ci sia scritto anche là, Rulko. Il senso è che però queste informazioni non tutti se le vanno a leggere e si aspettano che sia semplicemente una meccanica del gioco, perché tu che cosa vuoi fare all'interno del gioco? Vuoi farmare, vuoi cercare di appunto buildare i personaggi, e quindi devi ripetere determinate attività, no? Quindi il senso stesso di avere dei boss che puoi affrontare solo una volta a settimana e tutto il resto, tu dici vabbè, è una meccanica del gioco, chi se ne frega. Senza però considerare che alcune delle meccaniche del gioco poi sono anche giustificate dal punto di vista narrativo. Letteralmente nella storia ti vanno a dire che solamente il Traveler, o quantomeno hanno dato solamente a lui o lei una giustificazione per utilizzare i teleport.
Cioè, non ci sono altri personaggi che li sfruttano, almeno da quello che ti fanno leggere, ti fanno vedere entrando nella storia. Quindi, vedi, sono tante piccole informazioni che le puoi prendere, ci puoi un pochino teorizzare sopra per giustificare quelle che sono delle meccaniche. Come anche, giusto per allargare un po' minimo il discorso, quando parliamo anche dei domain, i domain sono importanti perché tecnicamente, non ti dico che sono delle pocket dimension, come le chiamano in inglese, cioè delle piccole dimensioni parallele legate appunto al mondo di gioco, ma siamo lì perché, per esempio, quando ti parlano del mare Civari, te ne parlano in modo tale da riferirti adesso come se fosse appunto un domain. Cioè, questo che cosa significa? Che quando noi andremo avanti nell'esplorazione di Natran, cioè insomma di qua che c'è il vulcano, di qua che c'è altre robe, non credo che ci sarà la zona del mare Givari, probabilmente ci sarà un domain, o quantomeno potrebbe essere un modo comunato degli sviluppatori per dirti: guarda, se vai avanti troverai qualcosa in una zona remota che però noi non ti rendiamo giocabile proprio perché non c'è niente. Però tecnicamente potrebbe rientrare appunto nella struttura del domain. Vedi, per questo mi piace appunto appassionarmi a queste cose, perché sembrano veramente cosine di poco conto, semplice meccanica appunto di gameplay, però poi, insomma, ci sono tante zone, di tanti pezzi di trama che puoi scoprire al suo interno, così come anche il fatto che quando tu vai a farmare appunto drop di artefatti, di armi, libri appunto per i vari talenti dei personaggi, facci caso che c'è sempre un albero, quell'albero che dovrebbe rappresentare linee geomantiche. Le linee geomantiche che cosa sono se non pezzi dell'Irminsul? Quindi essenzialmente tu sei all'interno di una zona strana dove probabilmente potresti fare una sorta di allenamento mentale, forse. E poi anche per questo, quando poi ci sono nella trama alcuni domain che però appunto non vengono aggiornati perché sono solamente domain narrativi, è un modo come un altro per dirti che ci sono queste zone, hanno un ruolo anche all'interno della storia, mentre invece le altre sono, non ti dico che non esistono narrativamente, però non sono così tanto importanti. Così come anche le location, per esempio mi ricordo che ce n'è una da queste parti, se non ricordo male, delle varie missioncine, no? Le missioncine dove ti portano in domain particolari dove tu devi fare per esempio le ultime parti di una missione. Anche quello è un modo come un altro per dirti che all'interno del mondo di gioco, appunto, ci sono diverse location che tu normalmente non puoi esplorare. Però vedi, tutto questo parte da che cosa? Da avere una meccanica e creare una trama, una storia, un minimo di lore, tutto il resto che serve per giustificare questi aspetti del gioco. Secondo me è molto interessante, però ovviamente non è una cosa che può piacere a tutti, assolutamente. Quindi a me piacciono queste cose, però a quante persone interessa davvero una cosa di questo tipo? Perché il gioco rimane gioco. Io pure sono assolutamente convinto che ci deve essere sempre una barriera tra gameplay e lore. Questo che cosa significa? Che se nella lore ti dicono X, io comunque vorrei nel gameplay Y o Z. Per esempio, quando entrando nella storia ti dicevano che Mawika aveva perso i suoi poteri e quindi non poteva farsi più i capelli infuocati, ci sono rimasto male. Ma per esempio anche un'altra cosa, giusto per citarti un altro gioco, non so se hai presente Metal Gear Solid, no? Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, che abbiamo giocato anche in queste settimane, ha una meccanica dei supporti barra spalla. Questo che cosa significa? Che tu immagini di giocare con Arlecchino e poi puoi chiamare all'interno del combattimento un altro personaggio, no? Che può essere Emilia, Benny e tutto il resto. Non che tu lo controlli direttamente, ma viene controllato appunto dall'intelligenza artificiale. All'interno di quel gioco, dopo aver superato una determinata parte narrativa, tu perdi un supporto, perdi un personaggio, perché narrativamente quel personaggio, non ti dico che muore, insomma, ma non fa una bella fine. Ecco, quello secondo me è un bel punto di rottura, è una cosina piuttosto interessante, perché lì il gameplay si è legato alla storia, e se nella storia accade X, tu non puoi più avere quel contenuto, che però secondo me è un pochino sbagliato, perché per esempio, giusto per farti un altro esempio di giochi, non stiamo parlando di Aerith di Final Fantasy VII originale, che dopo mi pare 5-10 ore di gioco, via. Qui parla di un personaggio che ti rimane all'interno del gioco per 40, 50, 60 ore, senza contare altri tipi di contenuti. Quindi immagina toglierlo, non è così tanto bello per il giocatore. Però vedi, devi saper gestire queste cose. Ci sono alcuni giochi che lo fanno bene, altri giochi che lo fanno male. Genshin non ha queste meccaniche extra, però
se ti vai appunto ad informare per quanto riguarda domain, per quanto riguarda bossini, alcune volte ci sono anche questo genere di cose. E ti ripeto, secondo me è molto interessante ed aggiunge valore appunto alla storia e anche alle meccaniche di gameplay del gioco.